sinagoga, ma il cuore del mondo. Il calore della famiglia e lo stupore dei più piccoli, degli innocenti che sognano a occhi aperti di fronte al presente. Anche l'anima dell'artista è per sua natura aperta alla magia del Natale, che talvolta riesce a ricreare intorno a sé un mondo incantato che supera le barriere dello spazio e del tempo per vivere la festa in tutto il suo splendore ed assaporarne fino in fondo la bellezza e il messaggio d'amore che tutto amalgama e ricompone. Angela minaccia già da anni per Natale. Prepara la cometa attigua alla casa, in via Sant'Andrea, il suo presepe dipinto. Giovanni Battista del Pastore, una figura molto curata. L'artista, non a caso, assegna a Marito, a pochi passi lei stessa, e intenta produrre le caciotte con l'arte delle figurelle. In ogni caterno, tornano le carte, tanto i prodotti della terra, le patate e i brodi. Pasquale, un amico di famiglia che collabora a non farci l'allestimento del presepe e ne parli del cacciatore. Io che viene rivolto a quelli che non ci sono più, e su questo argomento ascoltiamo Caterina Sabatino con la grande leggerata. Ci sono giorni nel corso dei quali la famiglia si diminuisce. Non solo rientrano quelli che vivono lontano per lavoro o per studio, tornano proprio tutti, anche quelli che non ci sono più, perché non sono più. Seduti dietro una grande vetrata ci osservano e attendono che solleviamo lo sguardo verso di loro, magari con un sorriso. Il Natale è la festa in cui cielo e terra si ricongiungono in un memoriale che riconsidera l'amore di Dio per l'uomo. È l'anniversario di un momento quando il cielo si è aperto ed ha riversato sul mondo il grande dono del volto umanizzato di un Dio, prima lontano e irraggiungibile. Astro del cielo,
riuscito a preparare loro una cena frugale, facendo un rendiconto con le poche mele raccolte nel bosco e delle frittelle, con il latte dell'unica pecora e con l'ultima cucchiaiata di farina della nanna. E intanto la piccola Marietta le aveva chiesto perché mai in tutte le case del paese per Natale ci fosse un albero pieno di colori, di lucini e di dolcetti, e nella loro una stretta al cuore le portò amare lacrime agli occhi. La povertà spesso vieta anche le gioie più semplici. E per una madre dire no ad una figlioletta che chiede solo la gioia di un albero di Natale, pur se piccolo, è il dolore più grande che si possa provare. Fu così che in quella fredda sera di dicembre tutti andarono a letto con il sogno di un alberello luccicato. Solo la mamma di Marietta non poteva vegliar sonno, pensando a quel desiderio espresso ed inevaso. In un batter d'occhio ebbe un'idea, si buttò dal lettone e si mise a cercare nello stipone delle vecchie cose quei pezzi di stoffa verde avanzati alla cucitura delle tende, fatti negli anni passati per la loro padrona di casa. Erano piccoli ritagli che però potevano essere ben impiegati, sia adeguatamente modellati, tagliati e cuciti. La povera donna ritagliò tante stelle di stoffa, uguali a due, di misura diversa, dalla più piccola di pochi centimetri alla più grande, di 30 centimetri in più. Le cucì con cura, e le riempì poi con dei ciocchi di lana, che erano rimasti dalla cardatura e filatura di quell'estate. Cucì poi, una sull'altra, quei bei cuscinetti a stella, in ordine decrescente, in modo sfarsato, affinché le punte del luna combaciasse con quella della stella sottoposta. Data di freddo per trovare qualcosa nel bosco che poteva fare in quel caso, non era certamente raccomandabile. La buona mamma era sì soddisfatta di quel lavoro riuscitissimo, infatti l'alberello era splendido e delizioso nella sua fattura, ma triste ed un po' sconsolata per il fatto che non poteva toccarlo. La povertà spesso non porta neanche una piccola speranza di luce. Sistemò quel bellissimo alberello di stoffa fatto col cuore sul poggio del camino e ritornò al caldo del suo lettone, lettone ancora più in pena, per un progetto realizzato sulla unità. Era tardissimo, e nel farsi il solito segno di croce e nel recitare le solite preghiere, si soffermò in quella gelida notte d'inverno su quella dedicata all'angelo custode. Angelo mio, che sei il mio custode, illumina, custodisci i miei bambini e dono loro un attimo di gioia che io non posso più assicurare. E mentre una lacrima cadde sul cuscino di tela grezza, il sonno le riempì la mente e si addormentò. Le preghiere di una madre trovano sempre accoglienza nel grembo di Dio, con una risposta in tempi certamente diversi da quelli che la nostra mente prospetta, ma la risposta arriva sempre per il bene degli uomini. In quella notte la risposta arrivò immediata. Gli angeli custodi di mamma Angelina e di quella dei tre bambini si interessarono subito di quella faccenda d'amore sofferto. La preghiera era giunta veloce in quella notte di gelo, e a quella mamma non si poteva dire di no. Si portarono tutti con velocità angelica nella casa di Angelina ed iniziarono a addobbare quel piccolo capolavoro di stoffa con i dinnanni capannellini dentro i chiavi degli angeli, con piccole bacche che avevano raccolto nel bosco, con piccole stelline portate dal cielo. Quell'albero divenne luminoso e bellissimo. Gli angeli, prima di risalire tra le cuore, lasciarono in dono un po' di quelle cosine deliziose e preziose, affinché si potessero rendere belli e luminosi tanti altri piccoli alberelli. Al risveglio dei bambini la gioia fu grande. L'alberello confezionato dalla loro buona mamma brillava in tutta la sua bellezza. Marietta aveva gli occhi colmi di felicità. Aveva anche lei il suo albero di Natale e certamente era particolare e unico, forse il più bello, fatto dalla mamma.
Mamma Angelina era felicissima. Il suo sforzo e le sue preghiere erano riusciti a donare sorriso ai suoi bambini per quel Natale che si prospettava triste e freddo. E poi, qualcuno che l'amava le aveva lasciato ninnole e cose preziose per poter ancora confezionare tanti alberelli che erano il segno dell'amore e del buon augurio. Da allora le confezionò ancora tanti e li regalava soprattutto a quelli che sapessero ascoltare il messaggio d'amore che quell'alberello di stoffa riusciva ad emanare, perché confezionato dall'amore di una mamma e dalla fantasia degli angeli. Ed ogni volta che ne cuciva,